schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, un episodio molto speciale perché vi farò vedere due settaggi per questa auto ragazzi, due settaggi che diciamo ho creato io e andiamo a vedere. Allora, in primis vediamo questa auto ragazzi, allora questa auto è la Tesseract, qualcosa del genere, per il valore di 2 milioni e passa ragazzi. Diciamo che esteticamente come super auto è abbastanza bella, non è male, ma adesso passiamo alle modifiche effettive di questa auto. Allora ragazzi, in primis questa auto ha molte modifiche, come andremo a vedere. Io generalmente non metto mai il carbonio, però in questa auto ho deciso di mettere il carbonio, di mettere comunque qualche pezzo in carbonio, non ce ne sono molti, però qualche pezzettino c'è, quindi lo mettiamo. E in più in questa auto farò diciamo due stili completamente diversi, uno con livrea e uno senza livrea ragazzi. Allora adesso io sto modificando e voi la vedrete senza livrea e con un colore grigio molto particolare ragazzi. Queste sono tutte quante le varie livree che ci sono e dopo vi farò vedere che c'è una livrea molto particolare che crea un effetto bellissimo. Questo è il colore grigio che vi lascerò in descrizione, che dovete mettere per poter fare questa auto in entrambi i settaggi che la faccio io diciamo. Allora mettete il colore grigio e poi mettete il perlescente blu profondo e diciamo che questo è il primo settaggio. Comunque vi lascerò il codice del colore in descrizione e anche con quale perlescente andrò a mettere. Ragazzi, i cerchi di quest'auto mi piacciono particolarmente anche perché sono diciamo dello stesso colore dell'auto, quindi penso proprio che non andrò a cambiarli, lascerò quelli di serie perché sono spettacolari secondo me, sia per il colore che per come sono fatti. Allora, questo è il primo settaggio dell'auto ragazzi, è semplicissima, senza livree, senza cose, senza cazzi, senza mazzi, e è abbastanza bella anche così, semplice. Però il secondo settaggio diciamo è un po' più appariscente ragazzi, adesso ve la faccio vedere sia qui all'ombra che al sole, anche se all'ombra ragazzi rende poco l'effetto diciamo l'effetto che ha, però comunque sia è molto bella, diciamo che in velocità non è eccezionale ragazzi come auto, devo dire la verità, però esteticamente è molto bella. Diciamo che se dovessi valutare l'estetica per i soldi che vale, si potrebbe anche fare. Se dovessi valutare le prestazioni per i soldi che vale, per me le prestazioni non valgono i soldi che costa, anche perché ci sono auto inferiori di costo e sono secondo me molto più veloci di questa. Sicuramente qualcuno farà dei test, però diciamo questo è quello che è. Questo ragazzi è il secondo settaggio che ho fatto per questa auto, che è veramente particolare, è un po' più vistoso dell'altro e è un settaggio con livrea. Anche di questo settaggio vi lascerò in descrizione diciamo come è stato fatto e come non è stato fatto. Quindi ragazzi, che altro dire, questa è l'auto. Diciamo che anche il secondo settaggio comunque non è affatto male ragazzi, perché c'ha questo riflesso particolare che cambia colore a seconda dell'angolazione, quindi sono veramente soddisfatto di come è fatta e i colori risaltano pienamente le forme dell'auto secondo me. Spero che a qualcuno di voi piacerà, spero che magari qualcuno di voi la faccia in questa maniera
che dire, compratela se avete i soldi, se vi piacciono le auto, se vi piace l'estetica, vi piace, non sa che cazzo ho detto, se vi piace l'estetica, per il resto, per le prestazioni, io non la comprerei. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.